I grossi predatori dell'era glaciale si estinsero in seguito alla scomparsa delle loro prede, quei grossi erbivori che non seppero adattarsi alle variazioni di vegetazione dovute all'incremento della temperatura. In Europa sono vissute numerose specie di rinoceronte, una di queste è il rinoceronte lanoso, che come suggerisce il suo nome era adattato a vivere in temperature molto fredde. Aveva due corna sul muso che però non si fossilizzano perché sono fatte di cheratina come le nostre unghie e i nostri capelli. Possiamo capire però che c'erano perché lasciano delle forti rugosità nelle zone in cui si inseriscono nell'osso, come qua sul nasale e qua sopra gli occhi. Alcune corna però si sono conservate grazie al freddo nel permafrost della Siberia. Da queste sappiamo che il corno anteriore era più lungo del posteriore, come negli attuali rinoceronti africani, e poteva arrivare addirittura a 1,20 m di lunghezza. Il suo nome scientifico, Celodonta, deriva dalla forma dei suoi denti superiori. Questi avevano infatti delle profonde cavità in cui talvolta troviamo conservata l'erba che ha costituito i suoi ultimi pasti. Questo possente animale, che pesava circa 2 tonnellate, ha popolato la nostra pianura durante l'ultima glaciazione. Ma in questo periodo si è spinto addirittura fino in Puglia a suggerire che il clima fosse molto più freddo di quello attuale.